Un lungo corteo di carri funebri, facendosi largo tra la folla nel silenzio, interrotto solo dagli applausi, è giunto ieri intorno alle 22.30 al Palasport di Monteruscello, allestito quale camera ardente per le vittime del tragico incidente che domenica sera ha sconvolto la comunità di Pozzuoli. A salutare le salme partite da Monteforte Irpino intorno alle 19 anche il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi. La colonna di auto attesa per le 20.30 è stata costretta a cambiare itinerario a causa del traffico incontrato sulla tangenziale di Napoli, bloccata per la concomitante amichevole di calcio del Napoli. Ad attendere le salme, nonostante l'afa soffocante, una folla di circa 5.000 persone che ha riempito gli spalti del Palasport dalle 17 di ieri pomeriggio. All'ingresso delle 35 bare portate a spalla dai parenti e dagli amici più cari, il palazzetto dello sport si è sciolto in un lunghissimo applauso. In pochi minuti la folla, ansiosa di stringersi al dolore di chi ha perso un caro, si è riversata ai piedi del palco allestito per la cerimonia funebre, ostacolando il passaggio dei feretri. Impossibile per i volontari della Protezione Civile mantenere l'ordine. Complici il caldo e le forti emozioni, la calca ha fatto sì che molte persone fossero colte da malore. A soccorrerli i volontari della Croce Rossa. Intorno alle 23 ha preso il via la veglia di preghiera organizzata dalle tre parrocchie della forania di Monteruscello. Abbracciate alle bare, adagiate a terra, l'una accanto all'altra, le famiglie delle vittime stremate da un dolore che da domenica notte non le ha più lasciate.